conseguenze, ne patiremo, tra virgolette, le conseguenze. Per cui difendersi dalle strategie di psicologia oscura, imparare a difendersi è molto importante. Salutiamo anche la nostra Betty Cottage, salutiamo anche la nostra Betty Cottage e tutte le persone che si collegano. Ricordo tra l'altro che con l'abbonamento al canale, con l'abbonamento base, potrete seguire tutti i miei seminari. Quindi vi annunzio vobis gladium magnum che potete seguire, potete abbonarvi al canale e seguire i miei seminari. Salutiamo anche Manuel Panato. E allora, credo che questo sia un punto importante, credo che questo sia un punto fondamentale, perché le tecniche di manipolazione vanno apprese, ma non vanno apprese per essere utilizzate, vanno apprese per difenderci, per evitare che le persone possano usarle con noi. Salutiamo anche Salvatore, salutiamo Cristina Cri. Possono usarle con noi e manipolarci perché e farci ossessionare, perché spesso quando ci ossessioniamo di qualcuno che non è amore ma è ossessione, perché questa persona o consapevolmente o inconsapevolmente ha utilizzato, diciamo, delle strategie di psicologia oscura, e questo è un qualcosa, e quindi sono strategie che vanno conosciute. D'altra parte sarà capitato a tante persone, provate a pensare se a qualcuno è mai capitato di essersi ossessionato per qualcuno. Iscrivetevi al canale di Pepe Rosa, Cucina Naturale, come mangiare senza ingrassare, perché se vi iscrivete al canale avete la possibilità avrete la possibilità di conoscere tante ricette che in qualche modo di cucina naturale, magari sullo stile un po' macrobiotico, che vi faranno, come dire, bene, bene, vi faranno bene. Quindi iscrivetevi al canale di Pepe Rosa. Allora, quindi cerchiamo di capire un attimino come funziona la cosa e come poter agire e quali sono le caratteristiche, diciamo, di questo e come capire le caratteristiche di questa tipologia di psicologia oscura e psicologia manipolativa e manipolativa, che spesso queste strategie le utilizzano proprio i narcisisti, ad esempio. I narcisisti sono abilissimi nell'utilizzare metodiche di psicologia oscura. Allora, speriamo che si senta bene, si sta scaricando il nuovo telefono perché non faccio in tempo a caricarlo da una volta all'altro. Spero, ditemi se si sente bene, devo mettere devo usare il telefono. Ditemi solo se sentite bene o se non sentite bene, insomma. Ditemi un attimino come sentite. Spero che si senta bene. Allora, ditemi solo se sentite bene o meno. Ok. Allora, cerchiamo di capire un attimino. D'altra parte, pensate, ci sono tecniche di psicologia oscura che portano le persone a stare male fondamentalmente, no? Perché portano a un'ossessione fondamentalmente. Quindi bisogna imparare a superare le ossessioni. Perché le tecniche di psicologia oscura tendono a far fare agli altri quello che tu vuoi. Quindi è una forma di psicologia manipolativa. Salutiamo anche Sabrina. È molto semplice, diciamo, e ci sono dei bias mentali che noi abbiamo dentro che ci inducono a fare delle cose che non vorremmo fare, e questo è uno dei punti fondamentali, no?
Allora, quali sono queste strategie che dovremmo imparare? Qual è la chiave per entrare nel cuore delle persone e indurli a fare delle cose che non vorrebbero fare fondamentalmente? Beh, intanto vi dico subito che quello, salutiamo anche Sissi, che è quello che utilizzano anche molte, come dire, molti narcisisti, che utilizzano anche molti governi. Io credo infatti che viviamo in un mondo abbastanza narcisistico e sfruttano le paure. Le paure delle persone ti inducono a fare delle cose che tu non vorresti fare. Quando hai paura, la paura si manifesta in diverse gradazioni. Abbiamo prima un senso di apprensione, poi abbiamo ansia, poi abbiamo una paura vera e propria. E poi abbiamo il panico e poi abbiamo alla fine l'angoscia. Quindi apprensione, ansia, paura, panico, angoscia. Queste sono, diciamo che l'essenza è sempre un timore, sempre un timore di qualche cosa. Poi ovviamente l'oggetto può essere molto diverso, può essere anche una paura di fare del male a se stessi, salutiamo Pippoli, è una paura verso gli altri. Sì, come hanno fatto tanti, quindi senso di apprensione, ansia, paura, panico, angoscia. Sfruttare, diciamo, questi stati emotivi ci induce a fare delle cose che normalmente non faremmo e ogni parola che viene detta in quello stato emotivo diventa una suggestione molto forte. Salutiamo anche Gambino. Pensate ad esempio alle Twin Tower, no? L'incendio nelle Twin, cioè gli aerei che hanno colpito le Twin Tower nel 2001. Molte persone si sono, magari sarebbero morte lo stesso, per carità, sicuramente, perché poi le torri sono crollate, ma molte persone prima del crollo delle torri si vedeva che si buttavano dalla finestra. Ora, è ovvio che buttarsi giù dal 50° piano è una morte sicura. Poi, per carità, non sappiamo, non siamo stati dentro. Però ci sono, beh, pensate ad esempio a Torino, mi sembra che sia successo proprio, ce lo confermerà la nostra Patrizia Perotti, che è comunque di Torino. Io non c'ero già più all'epoca, qualche anno fa, credo 2 o 3 anni fa, mi sembra a Piazza San Carlo a Torino. Chieda a Massimo Chietug e chiedilo a Tug, che lo chiede a me. Chiedo a Massimo Chietug e chiedilo a Tug, cioè Tug presente, che lo chiede a me Chietug. Io adesso quanto te, e Tug è lì scritto, Tug e Tug, non so chi è. Salutiamo anche Pink, chiedi a Massimo Chietug. Ma perché? Io queste domande Sabina non le capisco, comunque lasciamo perdere. Salutiamo anche Pink. Allora, quindi pensa a Torino, è successo qualche anno fa, mi sembra in Piazza San Carlo, che praticamente, forse era un concerto, non so cos'era, è successo, diciamo, è successo che hanno buttato un petardo o qualcosa, adesso non mi ricordo, che la paura ha generato il caos, ha generato e le persone si sono schiacciate. Le persone si sono uccise, quindi la paura ti fa fare delle cose che tu non vorresti fare. Si è generato il panico, si è generata la paura, quindi apprensione, ansia, paura, panico, angoscia. Queste sono le leve che la psicologia oscura utilizza. Perché si chiama psicologia oscura? Perché utilizza queste parti oscure della nostra mente. Quindi noi non dobbiamo mai utilizzarle, non dobbiamo mai utilizzare queste strategie, però dobbiamo conoscerle, perché conoscerle ci serve come protezione, perché non ha senso usare queste strategie per ossessionare qualcuno, perché genereresti ossessione e l'ossessione non è amore, l'ossessione è attaccamento. E non credo che poi nessuno faccia piacere che qualcuno provi un attaccamento per te. Quindi,
Quello che succede è che quando noi viviamo uno stato di apprensione o una paura, abbiamo naturalmente destrutturata la nostra sfera logico-razionale. Avendo destrutturata la sfera logico-razionale, la sfera emozionale tende a prendere il sopravvento. La sfera emozionale è fortemente suggestionabile e quindi se noi non siamo lucidi completamente, se noi non siamo totalmente lucidi, non riusciremo a non riusciremo a governare le situazioni. E quindi questo è un qualcosa, salutiamo anche Domitilla, le paure generano attaccamento, ma oltre le paure ci sono altre cose che si possono sfruttare, perché la psicologia oscura fa un po' leva anche sulla psicologia inversa. C'è un'altra, possiamo definire l'emozione, che noi possiamo sfruttare per far innamorare le persone, per generare attaccamento nelle persone, che è un qualcosa a cui le persone tengono, che è l'orgoglio. L'orgoglio. L'orgoglio è un qualcosa che ci condiziona tantissimo. E tra l'altro lo diceva anche, vi ricordate una canzone di Vasco Rossi? Vasco Rossi cantava «Corri e fottitene dell'orgoglio, ne ha uccisi più lui che il petrolio», qualcosa del genere, «ne ha rovinati più lui che il petrolio». Corri e fottitene dell'orgoglio, ne ha rovinati più lui che il petrolio. E quindi, salutiamo la Nespolona, bisogna anche... Corri e fottitene dell'orgoglio, come cantava Scorossi, ne ha rovinati più lui che il petrolio. Quindi l'orgoglio, come diceva il grande Vasco, è un'altra emozione. Come diceva il grande Vasco, l'orgoglio è un'altra emozione che ci distrugge fondamentalmente, no? Corri e fottitene dell'orgoglio, adesso l'imitazione di Vasco. Comunque, bisogna imparare a rendersi conto di questo, no? E quindi ci sono delle persone che ad esempio hanno un orgoglio dentro e se tu li spingi contro l'orgoglio e questi sono disposti a fare delle cose che normalmente non farebbero, no? Ad esempio tu dici, tu non potrai mai farmi amare, tu non mi potrai mai far amare perché non vali niente. Sei una merda, non potrai mai farmi amare, per dire. E questa frase sollecita il tuo orgoglio. Come io non potrei mai farti amare? Ma tu non potrai mai farmi innamorare? Com'è che non potrei mai farti innamorare? E allora vai a colpire l'orgoglio, Taravasco. Corri e fottitene dell'orgoglio. Ne ha rovinati più lui che il petrolio. Vabbè, oggi vogliamo un po' ridere sull'orgoglio. Mi viene da grattare con la mia imitazione, mi viene da grattarmi. Mi gratto pure io, talmente la faccio male che mi gratto pure io. Comunque, vabbè, non ne posso più, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, non ce... e canti benissimo, è una roba, mi sparano. Questo per me è un atto di coraggio, devo dirvi che io lo faccio come atto di coraggio. Lo faccio come atto di coraggio perché se posso cantare io in pubblico, ci sono 250 persone collegate, se posso cantare davanti a 250 persone, 228 adesso, e faccio un atto di coraggio della Madonna che più di così non posso. Quindi, ragazzi, mi sono dato un'emozione molto forte. Il titolo, non me lo ricordo il titolo, Giocala forse? Giocala? Ma non mi ricordo il titolo. Oh, salutiamo anche Tug.
Il rinforzo intermittente, sì, il rinforzo, gioca, esatto, giocala, 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 vabbè, comunque, corri e fottitene dell'orgoglio, ne ha rovinati più lui che il petrolio, vabbè, ok, lasciamo perdere la cover di Vasco, lasciamo perdere la cover di Vasco, ma comunque, l'orgoglio è un'emozione che noi possiamo utilizzare. Lo short. È vero, qua devo fare lo short. Farò sicuramente il microfono. Il microfono è inesistente, il microfono è finto, il pugno del microfono. Comunque, detto questo, qua farò sicuramente lo short perché andrò a cercarlo. Lo short va fatto. Comunque, lo short lo ricavo da questo. Comunque, detto questo, quindi dite, usate la psicologia inversa, tu non potrai mai farmi innamorare. Uno come te, a me, non mi potrà mai far innamorare. Una donna come te, io non la prendo neanche in considerazione. Una donna come te, per me, è nulla. A me non interessa una donna come te. Non mi interessa avere a che fare con una donna come te, non mi piace una donna. Quindi va, tutte cose che vanno a sollecitare il tuo orgoglio. Non con tutte le persone, però è importante, no? Speriamo che Vasco non ti senta. Eh sì, se no vuole fare un duetto, vuole fare un duetto. Se mi sente vuole fare, mi scrittura per la prossima. Buonasera, Mi come ti posso scrittura. aiutare? Stando zitto, come ti posso aiutare? Ogni tanto si attacca pure sì. Pure Siri si è scandalizzato sentendo Vasco. Però devo dire che è venuta bene, no? Poi, ad esempio, ci sono persone che usano la critica e che temono molto la critica. Mi scrive, sì, mi va a fare una cosa stando zitto, Vasco. Sì, ma io comunque... C'è stato un periodo, vi ricordate, adesso tanto per divagare, poi torno a bomba sull'argomento, quando andava di moda il karaoke, no? Che tutti andavano al karaoke, io che facevo per andare al karaoke? Perché siccome non so cantare, posso cantare corri e fottitene dell'orgoglio, però sono stonato, no? E quindi come facevo ad andare al karaoke? Mi portavo un mio amico che cantava bene, che andava proprio bene, diciamo. E allora andavo lì, cantavo con lui e poi io praticamente muovevo solo la bocca e basta, praticamente facevo il playback, facevo il pesce rosso, diciamo, muovevo la bocca e basta, e lui cantava e quindi facevamo anche bella figura, no? Praticamente facevamo bella figura perché se qualcuno pensava che magari io contribuivo al canto, no? E invece praticamente muto come un pesce. Allora, comunque, tornando al discorso precedente, no? Beh, era l'epoca in cui Fiorello faceva il karaoke, no? Il karaoke impazzava. C'è stato un periodo che il karaoke impazzava. Comunque, un'altra cosa, ad esempio, è la critica, no? Ci sono persone criticone. E allora critica le persone criticone. Critica le persone criticone. Lo diceva anche Gesù. Prima di criticare la pagliuzza nell'occhio altrui, pensa alla trave che hai nel tuo occhio. Questo è un altro punto importante. Prima di criticare sì, prima di criticare la pagliuzza nell'occhio altrui, guarda la trave nel tuo occhio. Quindi ci sono persone che temono la critica e allora criticatele. Criticate. The Singer, da The Collector of the Singer, le serenate. Sì. Vabbè. Questa è una tattica fondamentale, diciamo, per indurre le persone a fare delle cose che di solito non vorrebbero fare. Poi, però, ci sono tutte delle strategie che sono mediate dalla PNL. Tra l'altro, ci sono delle strategie mediate dalla PNL e ricordo che chi volesse approfondire le tematiche legate alla PNL, alla programmazione neurolinguistica, è importante, diciamo, fare l'abbonamento base a questo canale perché con l'abbonamento base tu potrai, diciamo, sviluppare
tutte queste potenzialità di PNL. E i cinici temono anche la critica e infatti vanno criticati. I narcisisti temono la critica e vanno criticati. Quindi la critica è un'arma. Scusate il soffiamento di naso davanti a voi. Comunque, la critica è comunque da utilizzare. Quindi, diamo benvenuti in live a News Page. Bene, bene, benvenuti in live. Allora, quindi la critica è una delle cose che noi possiamo utilizzare. Ma poi le strategie della PNL. La PNL è quella neuroscienza, diciamo, che è nata da due ricercatori americani negli anni 70, diciamo Richard Bandler e John Grinder, che sono un matematico e un linguista, che utilizzano questi sistemi per, persuadere fondamentalmente, no? Tra l'altro, la PNL serve anche per motivazionare le persone, fondamentalmente. Tra l'altro, i discorsi motivazionali, cioè perché la psicologia inversa potrebbe anche essere utilizzata per motivare le persone, non soltanto per far del male, perché tutto quello che può essere utilizzato in un verso può essere utilizzato anche all'inverso. Ad esempio, c'è un discorso, non so se avete visto il film di Al Pacino, Ogni maledetta domenica. È un film interessante perché c'è un discorso motivazionale, anzi direi che forse è il primo discorso motivazionale, che diciamo che sia stato fatto, no? È un discorso motivazionale perché lui spinge dei giocatori a diventare dei bulldozer, diciamo, delle macchine da guerra invincibili. Ed era il potere delle parole e il tono di voce utilizzate da Al Pacino per motivare i suoi giocatori. Quindi è molto importante, ci sono delle parole di potere, delle parole di potere, ma le parole di potere potrebbero essere usate anche da persone negative, come ad esempio Charles Mason, che è notoriamente una persona estremamente negativa, che può portare, diciamo, non so se vi ricordate anche quello che è lì, anche sono delle parole, anche lì una psicologia negativa, e anche quel suicidio di gruppo, no? Vi ricordate, no? Tutte le cose che sono successe, ci sono tutto un sacco di cose che sono capitate, ma comunque, in generale, noi dobbiamo tenere presente che abbiamo la possibilità di avere delle armi di potere, possiamo avere, diciamo, delle situazioni, diciamo, estremamente negative e possiamo ottenere dei risultati nel bene e nel male. Quindi la PNL può essere utilizzata, diciamo, nel bene, perché la PNL può essere utilizzata nella crescita personale, nella vendita, però potrebbe essere utilizzata anche nella manipolazione mentale, nella persuasione, può essere utilizzata in modo generico nella seduzione. Quindi, tra l'altro, ad esempio, la capacità di sviluppare delle cose, di migliorare delle cose. Pensate, ad esempio, mi viene in mente Facebook, no? Pensate a Facebook. Non è che è stato inventato, diciamo, da Zuckerberg. Cioè, Facebook non è altro che una variante, diciamo, di altri siti che all'epoca erano disponibili. Ad esempio, all'epoca c'era MySpace. Non so se vi ricordate MySpace. Io il primo social che ho aperto era MySpace, che però è sparito. Facebook, che cosa ha fatto? Cioè, Zuckerberg, qual è stata l'abilità di Zuckerberg? O di chi per esso, diciamo, è stata quella
prendere l'idea di MySpace e individuare i suoi punti deboli, correggerli e fare una versione riveduta e corretta che ha funzionato alla grande per Facebook. Ma poi altre persone, ad esempio chi ha inventato TikTok, ha preso dei punti deboli e ha creato, cioè l'imitazione, questo è un principio della PNL, no? Quindi la PNL ci insegna che noi possiamo avere successo anche con un'idea già esistente se la miglioriamo. Quindi non è che dobbiamo inventare necessariamente qualcosa di nuovo fondamentalmente. Beh, la critica, sì, la critica, quando è che è costruttiva la critica? Che cosa bisogna fare nella fase no contact? È facile, caro Newspage, perché non devi fare niente. Il no contact, che tra l'altro è un metodo della psicologia oscura, se vogliamo, che però serve per se stessi, è molto semplice, perché non devi assolutamente fare niente, cioè devi staccare però i tuoi pensieri da quella persona, ed è fondamentale staccare i pensieri da quella persona, pensare ad altro. Noi non possiamo evitare di pensare a qualcosa, ma se il pensiero viene fuori, ma possiamo direzionarlo su altro. E poi non devi fare assolutamente niente per almeno 21 giorni, senza contare i giorni. Questo è quello. E tra l'altro il no contact fa parte un po' della psicologia oscura, perché io come ti seduco? Ti seduco ignorandoti. E la critica che ci fanno le persone può essere costruttiva se critico il mio comportamento, non se critichi me. Cioè, una persona potrebbe dirmi: Massimo, guarda che secondo me dovresti fare le cose in questo modo piuttosto che in quest'altro, per questo motivo, quell'altro motivo. Questo è un qualcosa accettabile, perché è un suggerimento, una critica positiva. Se uno invece mi dice: ma sei un coglione, Massimo sei un coglione, non sei capace a fare niente, quello lo spedisca a fanculo direttamente. Quindi la critica costruttiva, noi siamo perfetti così come siamo, noi siamo perfetti, quello che possiamo migliorare sono i nostri comportamenti. Quindi quello che dobbiamo imparare a fare, la PNL non è una bacchetta magica che poi ti possono dare risultati fenomenali, bisogna allenarsi con le strategie della PNL, perché con le strategie della PNL possiamo osservare e possiamo anche apprendere delle cose sulla personalità di una persona, e oltre a apprendere delle cose sulla personalità di una persona possiamo anche diciamo sviluppare, no, delle strategie comunicative molto efficaci. Quindi la PNL, diciamo, ci dà delle cose molto importanti. Tra l'altro, fondamentalmente, non so se avete visto il film di Ted Bundy, no? Il famoso serial killer. Ted Bundy, che era un serial killer che ha ucciso più di 30 donne, mi sembra, era una persona che si presentava, era un lupo che si presentava sotto le mentite spoglie, era un lupo che si presentava sotto le mentite spoglie di un agnellino, cioè era uno studente modello, era bello, affascinante, carismatico, e le persone si fidavano di lui. Era bello, intelligente, e si fidavano di lui, aveva un bel modo di fare. E Bundy uccise, io ho visto il film, tantissime donne in tutti gli USA, ma lui lo faceva conquistando la loro fiducia. E conquistava la loro fiducia in che modo? Fingeva di avere un braccio rotto. Questo era, fingeva di avere un braccio rotto, quindi si presentava come debole. Questa è un'altra strategia a cui dovete fare attenzione, perché ci sono molte persone, soprattutto quelle che seguono i miei seminari, che ha vissuto la conflittualità con la madre, rischia di caderci. Ovviamente lui era bello, affascinante, gentile, aveva un bel modo di fare, era molto intelligente, era istruito, e si fingeva, si presentava con un braccio rotto, quindi chiedeva
Tra l'altro, potrebbe anche essere una tecnica di seduzione, quella di presentarti, ti metti un gesso, una fasciatura al braccio, vai col braccio rotto, vai al supermercato e chiede a una donna, scusa, mi puoi prendere, scusa, e tu le conosci, no? Lui faceva così fondamentalmente, no? Però ovviamente il suo fine non era, fine non era sedurle, ma era ammazzarle. Tra l'altro, sapete come si è scatenata questa formicina di Bundy? Si è scatenata quando lui ha scoperto di essere figlio della sorella e non della madre. Di essere figlio della sorella e non della madre. Perché la sorella, lui era nato tra un rapporto incestuoso del padre con la sorella. E quando lui ha scoperto questo, non so, adesso non ricordo esattamente, ho visto il film, quando lui ha scoperto questo, ha iniziato a manifestare un odio verso le donne. E uccidere le donne, quindi probabilmente ha slatentizzato qualcosa che era già latente dentro di lui, però è nato proprio la sua, diciamo, il suo odio verso le donne è nato proprio dalla scoperta di essere figlio della sorella, del padre e della sorella e non della madre. Quindi è andato. Hai seguito questo caso? Esatto. E tra l'altro la madre poi era accondiscendente fondamentalmente, no? Perché anche la madre sapeva, insomma, quindi lui ha manifestato quest'odio verso la madre, verso la sorella. Comunque chi è conflittuale madre, ad esempio, tende ad agganciarsi, no? E lui, diciamo, conquistava la fiducia fingendo di avere un braccio rotto. Ovviamente poi venne condannata a morte, venne ucciso sulla sedia elettrica, bla bla bla, nell'89 venne poi ucciso sulla sedia elettrica, però diciamo utilizzava proprio il fatto di dimostrarsi debole, fondamentalmente, no? E quindi bisogna fare attenzione, anche come dire, c'era quel detto, no? Non prendere le caramelle dagli scolari, una persona in qualche modo deve un po' conoscerle, interagire, insomma. E poi ci sono tutti i principi della persuasione, fondamentalmente, i principi della persuasione li possiamo trovare anche. Ad esempio, il principio di autorevolezza, no? Persone che dicono: ah, questo l'ha detto Tizio, questo l'ha detto Caio. Perché se io vi dico il Papa ha detto che, e poi dico qualche cosa, beh, acquisisco e soprattutto lo dico a dei cattolici convinti del Papa, no? Se io dico: il Papa, sapete che il Papa ha detto questo, questo e quest'altro, no? Ha detto queste cose. Beh, se l'ha detto il Papa e io sono cattolico, seguirò. Quindi ci sono persone. Ci sono persone che in qualche modo, ci sono persone che in qualche modo, come possiamo dire, ci sono persone che in qualche modo utilizzano, questa autorevolezza, no? L'autorevolezza prodotta dagli altri. Quindi, se tu dimostri una certa autorevolezza, riesci a ottenere dei risultati. Cioè, sono dei principi, il principio della reciprocità. Fate attenzione a chi vi regala qualcosa. Chi ti regala qualcosa, ma questo vale anche per i narcisisti utilizzano spesso queste forme manipolative. Pensate sempre questo: nessun pranzo è gratis, oppure l'unico formaggio gratis è quello nella trappola per topi. L'unico formaggio gratis è quello nella trappola per topi. Ci sono persone. Non è bloccato Tug, io lo vedo Tug. Tug non è bloccato, io lo vedo scrivere Tug. Che cazzo dite? Non è bloccato Tug, io lo vedo scrivere. Io lo vedo scrivere Tug, non è bloccato. Non lo vedo bloccato Tug, io lo vedo. Ah, Tug non vede Michele. Ah, vabbè, allora no, no, ma l'importante è che si veda lì, poi se tra loro. Comunque, adesso che vedo 419 persone collegate, vi dico questo: se voi fate l'abbonamento base, potrete seguire il mio seminario. Con l'abbonamento base potrete seguire il mio seminario e imparare la PNL, imparare queste strategie di PNL, queste strategie di comunicazione. Quindi, se qualcuno ti dà qualcosa gratis, fai sempre attenzione.
Ci sono degli uomini, no? Che magari ti invitano, ah, vuoi venire a prendere un aperitivo? Vuoi questo? Ti invito a cena, ti invito qua, ti invito là. Per carità, potete farlo. Ma questo, però, tenete presente che comunque le cose non possono, talvolta possono non funzionare nel modo giusto. Quindi il principio di gratuità è un qualcosa che dovete prendere. Poi c'è il principio di scarsità. Fatevi percepire come di valore. Ecco, fate attenzione a tutte le persone che se la tirano eccessivamente. Fate attenzione a chi se la tira eccessivamente, perché sì che uno può dire, vabbè, quello se la tira, ma voi alterate la percezione. Perché se una persona se la tira, tra virgolette, utilizzando questo gergo, entra in funzione il principio di scarsità. E il principio di scarsità che dice che ogni persona viene percepita come più, diciamo, come possiamo dire, preziosa se è poco disponibile, se si rende poco disponibile. Quindi le persone tendono, diciamo, a, quando sono con l'acqua alla gola, pensano di perdere qualcosa, ma anche in ambito lavorativo. Se tu metti una scadenza stringente, le persone lavorano molto di più. Ad esempio, chi deve prendere un premio per dire, deve prendere un premio di produzione, ad esempio, chi deve prendere un premio di produzione, quando arriva la scadenza, che magari manca un giorno, salutiamo Andrea Giovani, manca un giorno, 2 giorni a prendere il premio, si fa molto di più il culo, lavora molto di più. Quindi chi mette quei premi non lo fa a caso, ti mette delle cose stringenti per farti lavorare molto di più. Perché questo è il principio di scarsità. Quando tu sei con l'acqua alla gola che dici se mi perdo questo, puoi lavorare, se normalmente lavori 3-4 ore, tu magari quei giorni lavori anche 8, 9, 10 ore e ti fottono, diciamo, ti fottono praticamente mettendoti, diciamo, dandoti uno specchietto per le allodole. E questo è un punto fondamentale. Sotto pressione, e le pressioni te le generano, le persone lavorano, fanno delle cose che altrimenti non farebbero. E questa è un'altra strategia manipolativa, fondamentalmente. Ma poi ci sono anche gli ancoraggi, o che è un'altra tecnica manipolativa che ti fa fare delle cose che tu devi conoscere, non devi usare. Queste tecniche, mi raccomando, non usatele perché portano attaccamenti. Sono tecniche potenti che portano degli attaccamenti, ma non dovete usarle perché voi dovete produrre amore, non dovete produrre attaccamento. Ad esempio, il principio di associazione, no? Se la tua presenza è associata a un ancoraggio positivo, a un'emozione positiva, tu crei un'associazione molto utile. Quindi questo è un altro punto fondamentale, saper sfruttare questa strategia, sempre dalla PNL, che poi spiego in modo dettagliato, profondo, nel seminario, diciamo, di PNL, la spiego in modo dettagliato, che è la tecnica dell'ancoraggio emozionale positivo. Quindi fate l'abbonamento al canale Massimo Tramaschi, abbonamento base. E poi c'è un'altra strategia che vi suggerisco di non usare, che è praticamente il principio della riprova sociale, no? Come dire, piace alla gente che piace. Questo lo facevano anche nelle discoteche, no? Io da ragazzo, quando andavo in discoteca, arrivavo fuori dalla discoteca e c'era una coda di gente della Madonna, no? E allora dicevo, cazzo, questa deve essere una discoteca figa, perché c'è un sacco di gente che ci vuole andare. Ma sapete perché c'era tanta gente che ci vuole andare? Perché questi non facevano entrare nessuno. E quindi le persone che arrivavano si accumulavano tutte fuori, cioè creavano la coda, creavano la fila. Ma questo l'ho scoperto anche in Russia, no? In Russia, quando io frequentavo la Russia negli anni 90, no? C'è una parola che è la prima parola che chiunque va in Russia, anche se non studia il russo, lo imparava. Ed era Ociriza. Ociriza significa coda, perché quando tu andavi in Russia, vedevi delle gran code, perché all'epoca, c'erano meno prodotti, quando soprattutto prodotti di provenienza occidentale erano molto meno. E creavano delle Balshaya Ociriza. Balshaya significa grande, Ociriza significa coda, no? Quindi c'erano queste Balshaya
Balshaio Ceriza, queste code, diciamo, disumane, queste code disumane, e tutte le persone erano lì perché magari, che ne so, erano arrivate tre paia di scarpe, per dire, no? Erano arrivate tre paia di scarpe in quel negozio di scarpe, perché scarpe ce n'erano, ma erano tutte scarpe di produzione sovietica, diciamo, no? Che erano scadenti all'epoca, ma c'erano magari, non so, poche scarpe, magari le scarpe che andavano di più erano proprio le, diciamo, le scarpe italiane, quindi si creavano delle Balshaio Ceriza, e quindi questo è il principio della riprova sociale, quando è del principio della riprova sociale abbinato al principio di scarsità. Pensate, questi due principi in Russia funzionavano alla perfezione, perché generavano delle Balshaio Ceriza enormi, perché c'erano poche scarpe e apprezzate dagli altri. Quindi c'erano sti negozi che avevano delle code chilometriche, no? Poi quando tu arrivavi lì, magari ti dicevano le scarpe italiane sono finite, come facevano nei ristoranti, all'epoca andavi nei ristoranti russi, dicevano mieste agnetu, cioè posti non ce ne sono, poi dentro il posto era vuoto, tu bastava che davi una mancia al cameriere, ti faceva entrare. Questa è un'altra cosa pazzesca che imparavi dalla Russia, no? Tu andavi in qualunque ristorante e ti dicevano praticamente che non c'erano posti, no? Ti diceva miestia nietu, vuol dire posti non ce ne sono, tutto chiuso, posti non ce ne sono, miestia nietu. Dice guarda ti do $3, cioè entra, entravi dentro e mangiavi da solo praticamente, non c'era nessun altro. Però quindi il fatto di negare, il fatto di non farti avere delle cose, e questo genera una coda, genera un interesse, no? Quindi è l'abbinamento tra il principio della riprova sociale e il principio della riprova sociale e il principio della, della cosa. No, questi qua non facevano la coda per andare via, e questa è la cosa interessante, brava, non facevano la coda per andare via in Russia. Perché che facevano? C'erano tre scarpe italiane e poi c'erano 3.000 scarpe sovietiche. Tu ti facevi tutta la coda. Tu ti facevi... Ma sì, ma lì lo facevano per prendere la mancia, Pippoli. Lì lo facevano per prendere la mancia. Lo facevano per prendere la mancia, Pippoli. Comunque, nelle discoteche, nei negozi di scarpe in Russia, perché ti facevano fare la coda? Perché c'erano tre scarpe italiane, ti mettevano scarpe italiane, la gente arrivava, si formavano delle code bestiali, poi dopo, quando tu ti eri fatto 6 ore di coda, che arrivavi lì che dicevano le scarpe italiane sono finite, se vuoi ci sono quelle russe, e non te lo compravi un paio di scarpe, te lo compravi di sicuro, anche se non erano più le scarpe italiane erano lo specchietto per le allodole. Quindi voi che siete brutte, siete vecchie, siete grasse, se avete della gente che si impegna per voi, una volta che si è impegnati e ha fatto delle cose, anche se poi si rende conto che non siete fighe, le fighe che pensava, ma dopo che ha fatto tutto quello sforzo, figurati se non vi prende, figurati se non vi prende, vi prenderà di sicuro. E questo è il concetto di fondo, no? Comunque, questo per dire come queste strategie vi possono manipolare, vi possono rovinare. È il principio della riprova sociale, il principio della riprova sociale che dovete tenere in considerazione fondamentalmente, no? Poi ce ne sono anche tanti altri che magari vedremo, vedremo in un'altra live. Per capire quali sono altre strategie, magari, perché adesso vedo che il tempo è passato. Vi ricordo che alle 21 ci sarà, alle 21 appuntamento importante, c'è una